calma impestata, è per te questa mia serenata. La tua gente selvaggia e gioiale rende l'aria davvero speciale. Tu sei vita, colore, passione, e di gioia fa esplodere il cuore. Ok Tore, allora abbiamo salutato i nostri amici dell'olio Amatuzzi, si è fatto una bella bruschettata, Tore, com'è andata? Ti è piaciuto? Ho mangiato la bruschetta? Ho mangiato e bevuto, ci hanno regalato anche l'olio, a proposito te l'ho caricato, non ti preoccupare, te lo do, sennò Alessia mi ha detto non ti fa fregare l'olio dal conte. E allora forza, si riparte, speriamo di arrivare ragazzi, la giornata è veramente lunga, il cammino ci deve portare fino a Boccheggiano, quindi io ragazzi ora dritti a Boccheggiano, Montieri, si passerà a Massa Marittima, Montieri, domani faremo, poi domani faremo anche Monte Rotondo Marittima perché l'avevo messo nel percorso, ma oggi purtroppo per motivi di tempo non ci si fa, quindi si va dritti a Montieri, Boccheggiano, passando da Massa Marittima, forza, Tore, ci si va, vai, geniale mobile, vai la via, Allora, mi è promesso si va a fare una foto in piazza, qui, piazza Garibaldi. Siamo ripassati, abbiamo lasciato la segnale mobile davanti alla Fontana dell'Abbondanza, vi farò vedere dopo. Ma ve la faccio vedere, la piazza merita ragazzi, questa è la piazza più bella. Massa Marittima meriterebbe una puntata a sé, ma come sapete noi siamo di passaggio. Vi si fa vedere soltanto alcune cose. Scorci, naturalmente questa è la cattedrale di San Cerbone. Che poi c'è, qui è inutile vi dire tutte le cose che c'è da vedere. Guarda qua, facciamo una panoramica della piazza e poi si riva dritta alla Fontana dell'Abbondanza. Parcheggiata qui di proposito perché vedete alle mie spalle si chiama la Fontana della Fecondità, anzi dell'Abbondanza. Dell'Abbondanza. Ah, della Fecondità, la Fontana dell'Abbondanza, perché questa è la fontana principale del Passa Marittima dell'antichità. Praticamente c'era tutta l'acqua, c'era una sfumatura, ma soprattutto era anche in deposito dei cereali, lo sapevi? No, io non lo so. Allora, però la cosa è la da rendere triste, non è tanto tutta questa storia importantissima, ma il fatto è che c'è un affresco lì. Un albero che ci so, che c'è raffigurato, cosa c'è raffigurato? Che l'albero della fecondità, quindi che cos'è che rende fecondo, tu? Questo sono, bene, vuoi venire da vicino? Andiamo a vedere. Sono falli maschili. Sono falli maschili, vedi? Sai, sono falli maschili. Che so? I piselli. I piselli, praticamente una fava. Mette una fava di dietro e una fava davanti. No, ma guarda questo. Comunque l'albero della fecondità merita perché venite a vederlo, ora poi ve lo inquadro da vicino. Così almeno vi rendete conto proprio davvero di questi falli, proprio falli. Portano fecondità. Speriamo che portino fortuna, via. Portano fortuna. Comunque,
dall'Albero della Fecondità è tutto, ragazzi. Noi si riparte perché veramente pochissimo tempo siamo in consiglio di a Massa Marittima. Come ripeto, meriterebbe una giornata intera perché le cose da visitare sono tante. Guarda, io mi sono anche appuntate perché le ho imparate a memoria. C'è il Palazzo Vescovile, il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Pannocchiesi, sì, la Palazzina del Conte Bisernio, poi c'è la Palazzina Malfatti, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Michele, la Torre del Candeliere. C'è tutto, ragazzi, ne potrei dire all'infinito. Qui ci vorrebbe una settimana per visitarle tutti. Quindi, per amanti di tutta la storia dell'archeologia, qui c'è di tutto, quindi venite a Massa Marittima. Ragazzi, siamo passati da Massa Marittima, andavino l'ho trovato, lo sapete, l'avete conosciuto l'altra volta, il macellaio famoso di Massa Marittima. Come stai? Bene. Ma com'è bello, si vede che questo mangia la ciccia. Ma quest'anno si fanno nei tiri, c'è la piazza, la festa o no? Penso di sì. Ah, oh, lo fanno? Penso di sì. Bene, allora si viene. Oh, dove si prosegue? State bene. Si va a Boccheggiano. Vai. Come si bocchea? Occhio alle curve. Ciao. Oggi veramente ha avuto una giornata tosta, è quasi 18 ore di macchina. Dove, come sei? Dopo te si è ripreso il bagno dell'accesa, io non l'ho fatto. Mi sono ripreso, ma ha tirato su il bagno della testa. Però insomma, ora siamo in direzione Boccheggiano, si va dal nostro amico Montomoli del panificio, nonché anche del ristorante Pane e Marmellata, perché vogliamo arrivare, e voglio far veloce ora, perché voglio arrivare per il tramonto, perché là dice c'è un tramonto spettacolare, ora si va a vedere. Ora si va, via. Ora si va a vedere, quindi mi raccomando, direzione Boccheggiano. Boccheggiano, via. Si va. Vai, dove? Ancora non mi ha cantato una canzone però. Sì, facciamo un po' una canzoncina. Se non la mascherina, lascia stare. Meglio la mascherina delle mutande. Sì. Cantiamo un po' una canzoncina. Dire rosse per te. Ho comprato stasera. Il tuo cuore lo sa. Fammi subito il finale. Cosa voglio da te? Bravo Tore, tutti a Boccheggiano. Ragazzi, non ci si crede, ci si è fatto. Ora scendo un attimo perché sono veramente cotto mezz'ali fino. Oh, guardate che posto. Ora poi si farà le riprese per bene. Guarda che ci è arrivato subito all'arrivo il titolare, guarda. Titolare, c'è anche la piscina, torna, ti tuffa, perché ciao, da oggi è da. Guarda, qui Andrea, Montomoli, eccolo qua. Ciao. Allora com'è Andrea? Guarda che posto, ragazzi. Guarda che, ma che giornata si è trovata? Quando si faceva le serate, Vabbè, ma si torna a farle. Allora, noi ci si sistema un attimino, poi vi faccio un po' di riprese del locale per farvi vedere, e poi tanto si andrà a sistemarsi un po' e si andrà a cacciare, perché io sono venuto a mangiare qui. Guarda bella piscina, ma è già agibile la piscina? Da domani all'altro vi trovate anche la piscina, ma comunque si fanno dopo, non vi voglio svelare niente, ci si vede tra poco, mi sistemo e arrivo subito. Wire Studio è un'agenzia creativa con cura, amore e passione per il design, il web e il mondo della tecnologia. Poliedricità, attenzione ai dettagli, professionalità e serietà sono i suoi tratti distintivi. Offrire un servizio completo è la sua missione. Wire Studio segue il cliente nella crescita aziendale. In che modo? Realizza siti web e software. Si occupa di grafica e stampa. Gestisce con professionalità e strategia i tuoi canali social. E non è finita qui. Il servizio di assistenza tecnica anche a distanza ti permetterà di risolvere eventuali problematiche ai tuoi dispositivi. Per preventivi gratuiti o informazioni ci trovi al numero 0564 416937 o direttamente in via Sardegna 32 a Grosseto.
ora manca la moglie, è dieta, ma non tanto, si inizia con prosciutto e melone. Qui si scherza, bisogna rifocillarsi tutto il giorno, se c'era sta 500 allora. Frecce rosse. Allora ora si riempie, oh, finalmente, questo è quello ufficiale. Ora sì, ora va bene. Salute. Alla salute. Arrivata la mitica pizza del Montomoli, pizza di pane e marmellato. Dove si è presa per, in onore del torroncino Tore, si è presa con l'anduia calabrese. Buonissima. Pizza buonissima, con l'anduia piccante, perché mi chiama piccantina. Forse era meglio se mi dicevo per quella volta. Che serata, è posto. Si è aspettato il titolare, ha finito il servizio. Come stai, Andrea? Tutto bene, tutto bene. Ci fa sempre piacere averti a Boccheggiano. Ci piace ancora di più quando vieni con lo strumento. Ah, vabbè, stasera sono venuto con la 500, hai visto? Con la segnale mobile. Però, ecco, volevo ricordarvi, a parte pane marmellata, c'è il ristorante dove si mangia pizza. Vuoi ricordare un po' il menù? Sì, sì. Allora, di particolare, noi qui ci sarà la pizza di grani antichi. Io sono capofila di questa filiera di cereali. Esatto. E ovviamente le pizze sono con le farine locali, ecco, come la pasta che si fa noi, come esatto, tutti i tipi. Però non si mangia solo la pizza, quindi. No, c'è cioè, ristorante, pizzeria, paninoteca, quello che uno ci chiede, non si fa. Vogliamo ricordare quando è aperta? Aperto solo la sera? No, aperto tutto il giorno. Pranzo. Ho detto una bischerata. Sì, pranzo. Avevo capito, era aperto solo la sera. La pizza solo la sera. La pizza. Avevo capito qualcosa della siamo sera, però. Siamo chiusi il giovedì. Siete chiusi il giovedì, quindi aperto tutto perché il giorno, pranzo e cena. Si faceva le serate con te, poi il giovedì ci si faceva. Tanto è arrivato i figli di Paolini. Però diceva, a parte la discorso pane marmellata, tutte legate perché te la tua sì, diciamo, l'attività principale è il panificio Montomoli. Poi questa struttura appena si è fatta 7 anni fa è nata come laboratorio di trasformazione di confetture e marmellate. Esatto, infatti si chiama pane e marmellata. Pane e marmellata. Poi trovandoci in questo parco che va fatto vedere prima Massimiliano, si è detto perché non fa anche il ristorante d'estate. Bravo, ha avuto una bella idea, perché questo è bellissimo. E perché si fa ristorazione stagionale nel migliore dei modi che ci riesce a fare noi, però si fa del nostro meglio. Il nostro meglio, dai, ora naturalmente quest'anno sta un anno travagliato un po' per tutti, però insomma ora diciamo che a luglio dovrebbero un pochino ripartire, tornare alla vita normale. Noi siamo pronti, esatto. Veniteci a trovarci, fate piacere. Vogliamo ricordare dove è pane marmellata? A Boccheggiano, località Le Bastiole. Bastiole, è vero. 100 metri dal paese, nel mezzo al parco di Castagna. Che praticamente, guardate, ora non ve l'ho fatto vedere nelle riprese minima iniziali, ma si vede già le luci qua, quindi praticamente 300 metri in linea d'aria saranno 3 metri. Sì. Comunque, grazie ancora. È circondato da dei bellissimi percorsi da fa mountain bike, trekking. Esatto, perché qui la Maremma è la patria del trekking. Niente, grazie. Oh, domani a proposito. Stanotte vai a dormire. Esatto. All'agriturismo La Quercia. Eccoli qua, guarda dove sono, eccoli qua. Venga signorina, venga qua, venga. Sarai circondato da cinghiali. Oh, sono ma non è che ora. Scusa, vieni un po' qua. No, mettiti io, aspetta. Ma ha detto sono circondato da cinghiali. Ma non è che ora mi inchiappettano la macchina, no? Domani invece una 500 trovo una 1000. Allora, innanzitutto vi ringrazio anche a voi per l'ospitalità. Vogliamo ricordare il nome, l'agriturismo La Quercia. La Quercia, e poi domattina, appena mi sveglierò, scoprirete perché si chiama agriturismo La Quercia. Perché se ne è parlato anche stasera, perché c'è una Quercia, vero? Una Quercia grossa, quindi. Ma se la Quercia è laggiù in fondo! La Quercia c'è anche una qui a questo agriturismo. Però per l'agriturismo non vi svelo niente. Stasera vado a dormire e poi domattina non mi sveglio e farò tutte le riprese. Ok? Però la buonanotte ve la do quando sono a letto, ora direttamente all'agriturismo. Un saluto da pane e marmellata anche dai miei commensali, va dietro. Saluto. Se volete il passito ve lo do a lei. Allora eccoci qua, siamo dentro la camera. Io vado a letto, vi do la buonanotte, ci si vede domani mattina. Così almeno vi faccio vedere l'agriturismo, La Quercia. Mi raccomando, buonanotte. Io vado a letto, sono stanchissimo. Tu ora già là che dorme, sento io Meruzza. Ci si vede mattina, buonanotte.
Eccoci qua ragazzi, dove è fatto colazione e benzina, siamo in direzione Monte Rotondo Marittimo e il caldo si inizia a far sentire. Però, un po' di urbe, però giornata bella anche oggi. No, oggi è più bella. Ora vi si portano un posto a Monte Rotondo, vedrete che posto! Vai, paesaggio! Allora amici, eccoci qua, lo vedete, ci vedete a Monte Rotondo Marittimo in una versione diversa, perché ora vi spieghiamo cosa è successo. Tore, è successo che le nostre immagini della giornata bella originale, quando siamo passati il giorno stesso partendo da Boccheggiano, purtroppo la macchina fotografica, non lo so che è successo all'SD, mi ha cancellato tutte le immagini, quindi siamo dovuti ritornare. L'unica cosa che si è salvato sono le riprese del drone, e siamo a Monte Rotondo Marittimo perché tra quelle immagini c'era Monte Rotondo Marittimo e soprattutto dopo Montieri, quindi siamo tornati alla segnale mobile per rifare le riprese, perché ci tenevamo, anche perché a Monte Rotondo Marittimo oltretutto abbiamo incontrato delle persone, tipo un operatore ecologico e un altro ragazzo, non so se era del comune di Monte Rotondo, che ci ha addirittura accompagnato dentro al Parco delle Biancane proprio con la segnale mobile. Siamo proprio entrati dentro, quindi da ora in poi rifaremo delle feste riprese e vi faremo vedere il Parco delle Biancane e soprattutto Monte Rotondo Marittimo, e da lì poi ci sposteremo a Montieri, anche a Montieri vi faremo tutte le immagini. Ok Tore? Andiamo a Monte Rotondo e poi a Montieri, forza! Anche oggi però è una bella giornata, la stessa giornata dell'altra volta. Intanto ci salutano, ciao! Guarda, oh, guarda il fatto ragazzi, guarda che ho ritrovato. Avevo nominato l'operatore ecologico, sono venuto qua, sono ritornato. Ma ci vedo, non fa una sega, tutto il giorno via giro, per forza lo trovavano. Lui è quello che ha chiamato, come si chiama? Alessio? Sì. Alessio mi ha chiamato e mi ha portato direttamente la 500 dentro il Parco delle Biancane, quindi ora si va a far girare il paese. Oh, ciao, buon lavoro, ciao. E saluta anche il nostro vicino, ciao. Oh, ci si vede, ciao ragazzi. Oh, faccio per bene, vai. Si è fatto la fila, ora sennò il vigile ci fa la multa. Eccoci qua Tore, siamo vicino alle Biancane, proprio qui che Alessio, grazie a lui soprattutto e grazie anche al comune di Monte Rotondo, ci ha fatto entrare all'interno proprio del Parco delle Biancane. Vedete, il tragitto che avete visto è questo, dal paese per entrare, e noi siamo entrati da quel cancello, là laggiù invece c'è l'ingresso per i turisti, quindi venite a visitare il Parco delle Biancane. Da qui in poi le immagini tornano originali, dal drone vedete che bellezza, sembra essere, non lo so, paesaggio un po' lunare. Ecco, a voi il Parco delle Biancane.